Ecco, sì, giustissimo. Allora penso di interpretare il pensiero anche delle persone che sono rimaste, ma anche di quelle che sono andate via perché avevano fredde. Sì, cioè qualcuno che non sarebbe neanche potuto venire, però è venuto e quindi poi è scappato per gli altri impegni che già aveva, però ha fatto bene a venire comunque. E penso appunto di interpretare questo ringraziando veramente Valentina De Giovanni e Gabriele. Gabriele basta. Gabriele ho un nome complicato. Lui si è messo all'angolo, lo fa sempre. No, che sono stati veramente, cioè ci hanno colpito a tutti. Io vi, come stavo raccontando mentre vi aspettavamo ad alcune amiche, avevo già visto lo spettacolo, anche Anna Paola l'avevamo già visto insieme a Roma e l'avevamo già programmato prima della pandemia. E quindi nel 20 avremmo dovuto avere lo spettacolo. Sì, perché questo ha debuttato sì, a maggio del 2019. Sì. E noi l'avevamo visto poco prima, cioè poco dopo, adesso non mi ricordo bene. Ma forse scusami, maggio 2018 e poi l'avete visto nel 2019 al Tor Bella Monaca. Sì. E quindi insomma siamo contente innanzitutto di essere riuscite a recuperare questo lavoro e siamo anche contente di aver iniziato questa nuova rassegna, questa seconda edizione della rassegna femminile plurale, con un personaggio come Gabriella Ferri e un interprete come Valentina De Giovanni e anche lasciate naturalmente Gabriele anche. No, ma io sono una specie di soprammobile, io faccio scena, la presenza maschile. Io invece ho apprezzato molto. Cartonato, come se io fosse incartonato. Ci tengo a precisare, noi collaboriamo da tantissimi anni, da prima di questo spettacolo, magari dopo ne parliamo. Ma volevo estendere l'apprezzamento anche a Camilla Piccioni, sì, che ha curato la regia e le luci. E Betta Cianchini, che è la drammaturga, quindi l'autrice, e i costumi sono di Milla. Quindi è tutta una cosa al femminile. Tranne. io oggi passavo di qui. Le donne, io oggi dovevo andare all'Aquila, ho sbagliato strada. Camilla, forse qualcuno di voi avrà avuto modo, anche lei ha collaborato anche per altri spettacoli che abbiamo già fatto, è una disegnatrice luci, una light designer, una delle prime donne light designer, forse la prima. Beh, sì, erano le due, lei e Fiammetta erano le prime due. E poi devo dire che con il tempo finalmente ci sono tantissime light designer donne adesso. Hanno aperto la strada. Infatti, noi per esempio abbiamo lavorato e conosciuto un'altra disegnatrice luci, Francesca Zerilli. Ah no, Francesca, ci conosciamo benissimo. E io dissi a Francesca, ma conosci Camilla Piccioni? Camilla Piccioni, noi più giovani, light designer, tecniche, tanto che Francesca è un mito. È un mito, ha aperto la strada veramente. Poi Francesca adesso ha creato finalmente questo corso di luminotecnica, perché ce n'erano veramente pochi su Roma, e Camilla è una delle docenti, infatti. Quindi insomma, mi faceva particolarmente piacere. Si scusa per non esserci, ma è fuori per lavoro. Per un altro lavoro molto più lungo, e quindi non poteva assolutamente dire di no. La recuperiamo una prossima volta. Sì, assolutamente. Sicuramente. Bene, no, ci tenevo a dirlo perché appunto essendo la rassegna molto mirata sul femminile, come avrete capito e l'ha capito anche Gabriele, che non si offende. Domani non vengo. Ora domanda per Gabriele. Gabriele è puntato Parrini. Allora, Elliot è il primo cognome, e il secondo cognome è Parrini. Gabriele va benissimo. Cioè, mi chiami Gabriele Elliot, in giro. È un cognome australiano. C'è un padre australiano. Ah, perciò sei così un po' biondino.
c'ho i colori, c'ho le sembianze. Scherziamo con... No, ma è abituato. Allora, invece, adesso veniamo insomma più all'argomento, all'ordine del giorno, che è naturalmente la grandissima, immensa Gabriella Ferri, che tu ci hai fatto veramente sentire in qualche modo presente. L'intento era quello, cioè di non partire da una imitazione, anche perché c'è stata lei già. E le cose che avevo già visto erano abbastanza, cioè cercavano di imitare una Gabriella Ferri, e proprio abbiamo scelto di non farlo, quindi di raccontare un po' questa anima, no? Che si racconta e insomma che racconta poi le sue paure. Erano paure assolutamente reali, anche perché tutto questo spettacolo, Pitta Cianchini, abbiamo collaborato insieme, è nato anche grazie al libro di Pino Strabioli, sempre, e tutte le frasi che avete visto appese, frasi sue dei vecchi diari che hanno poi ritrovato insomma la famiglia eccetera, e frasi di canzoni che mi erano particolarmente care. E inutile dire che la scelta sui brani è stata complicatissima, perché è talmente vasto, perché poi lei, oltre a fare i suoi, come sempre, o Te passano tante coltellate, lei ne ha reinterpretati tantissimi, da Sin nomme moro, che è di Pietro Germi, oppure anche Cristian Mandrione, che è di Pasolini, il valzer della toppa, sempre di Pasolini, che Pasolini scrisse l'opera Linda Kelly, che la sua più cara amica, e poi lei l'ha reinterpretata e l'ha portata al successo. Quindi è stato veramente difficile scegliere i brani. Sì, sì. Certo. E tanti ne mancano. Per esempio, il celeberrimo, solo accennato, Società dei Magnacioni. Esatto. No, che ci introduce un po' a questo rapporto, a questo inizio anche di lei con Lisa. Esatto. Io ho fatto in tempo a ricordarmene, insomma. Sì, perché loro quando uscì il disco, Lisa e Gabriella. Esatto. Erano le romanine. E loro veramente hanno trovato successo a Milano, non a Roma, a Milano, nei salotti milanesi. E da lì è nato questo loro lavoro, cioè è vero che sono partite di sera e sono andate a Milano. Poi da lì Luisa De Santis è vero che era più timida e lei ha continuato da sola, ma a me la cosa che mi ha spinto a fare Gabriella Ferri, mi hanno sempre detto come dei somigli, come canti, sei proprio simile, quindi un po' anche lì cioè, ho avuto quella spinta, però è l'unica donna che all'epoca si vestì da clown, cioè non portò solo la femminilità o quella sensualità che portavano tutte le interpreti, no? Tanto che gli hanno dato in prima serata Mazzabubù, cioè di diversi... A me è quello che mi ha fatto impazzire del suo personaggio, per quanto poi io non canti in modo uguale, cioè abbiamo due voci anche molto diverse, si sposano molto, essendo io comunque una romana, in realtà sono nata a Civitavecchia, però vivo a Roma da tantissimi anni, amo molto il repertorio della musica romanesca, ma a me mi ha fatto impazzire questa cosa, che era l'unica che all'epoca si prendeva in giro, cioè l'abbiamo vista con la bombetta. Sì, anche lì ho fatto il tempo a ricordarmene queste cose. C'è il video di sempre dove c'è la tangenziale di Roma che sta in costruzione. Quella che tu vedi in quel video è che era poi mi sembra proprio la sigla di Mazzabubù. Una cosa volevo chiederti, insomma, sottolineare un attimo, che dei testi li ha scritti lei? Sì, sì. Diversi testi, io questo per esempio... Sempre, cioè, sì, è la sua. All'epoca... E del padre. È del padre. Il pezzo che andò... a Sanremo, che poi non ha avuto per niente successo, con Stevie Wonder, e l'aveva scritto a due mani col padre. Quel padre dopo poco è morto, però è vero che lui scriveva, cioè, era vero che era un carrettiere che non aveva voglia di fare niente, che era un padre che insomma la spaventava molto, però lo amava tantissimo. Però tu avevi cantato anche il Barcarollo quando l'ho vista io. Allora, quello è successo perché... allora, a Tor Bella Monaca... A Tor Bella Monaca, che poi è un brano antichissimo, no? A Tor Bella Monaca c'è un pubblico molto... Romano.
Molto. Molto. E io sono un po' per uno spettacolo teatrale, io sono contro il bis, cioè non è un concerto, a un certo punto deve finire come abbiamo stabilito. Ci hanno fatto cantare mezz'ora. Ma lì è stato molto difficile. Come se alla fine dello spettacolo, no? Cioè sono fatto 10 canzoni, tutte richieste. Sì, sì. No, ce ne hanno richieste tante, noi ci siamo diciamo limitati al Barcarolo, però ce ne avevano chieste. Più di una, ma vabbè. Vabbè, comunque non c'era il bis, io che sono assolutamente contro, ma come era la pièce teatrale, come entriamo dal personaggio, fuori il personaggio, qui non c'è parete, nel senso altro che quarta, quinta, sesta parete, quindi, e quindi ci siamo, sì, hai visto un bis, l'unico bis che è stato, sì. Anche no, dove sta Zazza per noi. Sì, anche mancato. Quante volte ce lo chiedono? Io vado la colpa a lui, no, lui non l'ha mai voluto imparare, quindi così almeno. Sì, perché poi lei ha fatto tanto repertorio romano, romanesco, sì. Ma ha fatto anche delle canzoni napoletane, appunto, a casa. Sì, ma lei poi è diventata famosa anche in Sud America, con Remedios, grazie alla vita di Violetta Parra, e una, mi sembra cilena, non vorrei dire eresie, e lei ha fatto tutto un repertorio sudamericano, quindi spagnolo, e la spiaggia di cui parlo, quando lui si è ammollato, erano in Sud America. In Brasile. Guarda, ora non. Però in Sud America sicuro, sì. Erano là. Spesso partivano. Senti, per tornare un po' proprio invece a Roma e alla romanità, che comunque lei sprizza da tutti i pori, ci puoi dire qualcosa in più sul repertorio, sulla canzone romana, perché non è così conosciuta come la canzone napoletana? No, perché la canzone napoletana è più conosciuta nel mondo, certo. Proprio, anche con la presenza dei neomelodici, eccetera, perché la canzone romanesca viene vista un po' come la canzone da trattoria. Se senti i testi, cioè non è che è proprio tristi, perché poi parlano di donne morte, donne che si ammazzano, donne torturate, quindi, però se ci pensiamo, il pezzo Tanto per cantare di Petrolini, cioè parla di un infarto, il friccico nel cuore era un infarto, non era il friccico perché mi sono innamorata, no, era un infarto che mi stava proprio, e sono canzoni antichissime, cioè se io penso a Nina Si Voi Dormite, che è un brano incredibile, sì, tortato al successo, sì, anche da Gabriella Ferri, però è della fine dell'Ottocento, o Sora Menica, non so se l'avete mai sentito, parla, fa molto ridere l'aneddoto, io lo racconto sempre quando lo facciamo nei nostri concerti. So, la domenica sarebbe la domenica, no? Allora c'erano le ragazze di Monti, che era un rione all'epoca, insomma, molto in, anche adesso a comprarci casa è impossibile, quindi neanche l'affitto, molto in, che odiavano le ragazze di Trastevere, che pure lì adesso casa è inutile comprarla, cioè non si può, però a Trastevere all'epoca erano come se fossero, non so, popolane, borgatane, e affermavano che le ragazze di Trastevere fossero di facili costumi. Come si dice a Pescara, facili costumi? Ed è titto tu! Esatto. E solo la domenica, cioè si uccidevano proprio, si prendevano a coltellate, e solo la domenica, sola domenica, oggi è domenica, l'assa ci sta. E quella pure è una canzone di fine dell'Ottocento. E quindi erano brani strastudiati, ma se penso solo a Pasolini. Pasolini come autore di canzoni. Diceva, no, anche questa è una cosa. Cioè, Margherita Teresa detta Pazzia è un blues in romanesco e l'ha cantata solo Rita Kelly. Solo. Sì, non si è azzardato nessun altro a cantarla tranne noi. Noi ci conosce nessuno, quindi. sì. Quindi Pietro Germi, cioè che il Sinnomi Moro era la diciamo colonna sonora di un maledetto imbroglio, no? Del film, credo, della Bert Müller. Quindi in realtà si è un po' persa questa roba della romanità, però per esempio in Nord Europa ci conoscono tantissimo. Ma oggi, cioè quando io ero più giovane, cioè c'era ancora un po' di canzone romana anche in televisione, anche guarda, ancora, la festa alle nuanti. Comunque la morte di
Proietti non lo so, perché lui era uno di quelli sordi, Proietti erano loro, no, che le portavano. E adesso si è, pensando al pop, c'è Mannarino che ha portato le canzoni romanesche, che è molto bravo, però è un uomo. Sì, una donna che canta romanesco sarà molto difficile. Infatti Mannarino ha fatto anche qualche canzone che fa anche Gabriella Ferri. Assolutamente, sì, certo. Sì, e deve di una donna che canta romanesco, cosa? Non nella discografia, molto difficile, molto difficile. L'uomo ce la fa, Tosca. Questo potremmo aprire. Tosca però poi che ha fatto? Si è andata da un'altra parte, è andata sulla parte tutta sudamericana, perché ha visto che non c'è spazio per la musica romanesca nella, per una donna nel pop. Questo è un mio pensiero, poi dice così perché non la prendono. Dico così perché c'ha ragione, è vero, dico così perché sono anni che ci provo. E è complicata, che ci famo? Ma Gabriella Ferri ormai c'è più, morta, cioè, come dire che una come Gabriella Ferri adesso non avrebbe fatto sul successo, e sono sicura che è così in questi anni qui, sono sicura. Quindi insomma, la mia impressione è corretta, cioè c'è stato un declino, insomma, sì, mentre Napoli ce la fa ancora perché loro hanno una super cultura neomelodica, per fortuna i napoletani in questo sono molto forti. Sì, cosa che non siamo noi. I napoletani che poi continuano ad essere la lingua di riferimento anche un po' per tutto il sud, certo. Perché anche a Palermo ascoltano neomelodici napoletani, cioè, da perché anche se ci sono tantissime canzoni siciliane, però sono meno conosciute, incredibili, sia siciliane che pugliesi, bellissime, però meno conosciute. I napoletani in questo sono più forti di noi romani. Vabbè, e la capitale era Napoli del sud, quindi questo ancora per noi. Pure Torino è stata la capitale, però per noi era Torino. Eh? Torino sì, pure, però al nord soffrendo. Senti, a proposito di nord, ma l'hai portato al nord questo spettacolo? È la prima volta che esce fuori dal Lazio. Capito. Beh, sei primati. Eppure qua, e anche in questo io ho visto un po' di pregiudizio. Mi faceva, mi interessava che l'avesse recepito anche lei, che io lo penso assolutamente. No, romanesco, ma che è a nord. Ma non solo il romanesco, cioè ci sono delle prevenzioni nei confronti della romanità in generale. Sì, sì, perché pensano alla romanità come una qualcosa di coatto, che non è così in realtà. C'è una poesia talmente tanto forte nei brani romaneschi. Ora dice la società dei Magnaccioni, beh, quello è un classico che veramente loro hanno sentito in un disco a Biasagno di questo ragazzino e l'hanno portata al successo loro. Però non è solo quello, ecco, non è solo Trattoria, che ben venga, cioè nel senso, per fortuna. Sì, ma no, ma poi canta storie, insomma, nascono da là. Però c'è, sì, trovo che ci sia un pregiudizio. Era l'ultimo che. E Claudio Villa è l'ultimo che è. Sempre un uomo. Sì. E di questo Gabriella Ferri, ma su questo io sono una sua fan, per questo. Perché lei ce l'ha fatta e è una delle poche. Sì, poi Tosca, per carità, incredibile, diciamo, una delle voci più straordinarie che abbia mai ascoltato, però sì, a parte a qualche pezzo che comunque porta ancora per amore della romanità, lei è romana, però pure lei. Non è riuscita a portare questa la musica romanesca altrove. E c'è qualcuno che vuole intervenire prima che. Quindi voi fate anche concerti oltre allo spettacolo. Allora, noi in realtà ci siamo conosciuti in uno spettacolo che si chiama Dignità Autonome di Prostituzione, che in Abruzzo. Sì. No. In Abruzzo io lo faccio ormai da 15 anni e lui è stato in diverse edizioni. Io sono pazza che ancora continuo a fare 4 ore e mezzo di spettacolo, però. No, a me mi ha cacciato, a te ancora no. Ah, ok. Però insomma siamo conosciuti lì e quindi 10 anni fa abbiamo detto: senti, ma perché non facciamo, visto che ci piace a tutti e due questo tipo di repertorio, e sono nati questi famosi per me e per te, Lustra Scarpe.
noi siamo Illustrascarpe. E solo a partire di sera è nata dopo Illustrascarpe. Quando ho visto che funzionava tantissimo il repertorio, ho detto: senti, siccome a me piace molto Gabriella Ferri, è stato il primo spettacolo che, cioè, che mi sono autoprodotta. Poi ho trovato i Santissimi del Florian Venza, una produzione abruzzese, perché non ho trovato una produzione romana. Diciamo abruzzese di origine romana. Ok, e quindi confesso. Però insomma è assolutamente fin certo. Ma diciamo che qui al Florian c'è un certo orecchio attento, attento alla romanità, alla Roma, molto bene. Anche perché c'è, cioè, la nostra famiglia fa piedi in due staffe continuamente, andiamo sopra e sotto. Vabbè, ma come si fa a non vorrei? Cioè, Roma la ami e la odi. La odi il giorno, ma l'ami la notte, quando è vuota, deserta, e sì, giri, incredibile. Il giorno è il traffico. Roma è pazzesca. Sì. E sì, noi quindi facciamo questi concerti, Illustrascarpe, da tanti anni, e ci divertiamo un sacco anche. E poi avete anche degli altri spettacoli in repertorio, adesso ve li annunciamo, poi vediamo. Un altro spettacolo dove il Florian è colpevole, e, no, dopo che hanno visto Sono partire di sera, mi hanno chiesto: senti Valentina, perché non fai un altro spettacolo non il romanesco, vedi, quindi, però musicale italiano, e insieme a Matilde Daccardi, che è una giovane drammaturga molto talentuosa, abbiamo pensato di affrontare il tema del primo divorzio avvenuto in Italia, che è stato poi un divorzio consensuale, quello di Tina Rocci, e quindi la battaglia che lei ha fatto, e noi raccontiamo, si chiama Musicarello Shock, tramite i brani dei Musicarelli, quindi quelle ragazze tutte innamorate che cantavano questi brani, quella della, una della qualcosa della Caselli, la Pavone, eccetera, e raccontiamo questi 10 anni di agonia per questa donna, perché non è che si poteva divorziare così facilmente, e raccontiamo la storia di questa donna. Saremo al Torbella Monaca a maggio. Quindi chi volesse andare a vedere in anteprima, poi ci racconta. Se è brutto, sempre produzione vostra. Sempre brutto, ormai siamo legati. E, no, una cosa che pure ti volevo chiedere, che però adesso mi sono distratta, mi è passata di mente, guarda un po'. Possiamo lasciamo la parola al pubblico. A questo punto, se c'è qualcuno che vuole intervenire, ci sono anche persone. No, ecco, mi sono ricordata quello che volevo dire. No, mentre ti ascoltavo prima, e poi ero, cioè, con questa prossimità, insomma, no, proprio, e pensavo come queste canzoni, quasi tutte, sembrano dei monologhi. Vero. Sembrano, cioè, c'è tanto teatro già anche dentro le canzoni, perché sono assolutamente teatrali. Cioè, Cara madre mia, cioè, il pezzo che lei ha scritto per la madre è una cosa incredibile, cioè di una potenza. Poi se, insomma, sentitele pure cantate da lei, insomma, delle robe pazzesche, cioè Casetta dei Tre Stelle, tu la vedi la madre là. Trovo che ci sia proprio una continuità tra i pezzi recitati e i pezzi cantati, cioè che... E ti dirò di più, che è nato questo spettacolo, perché io ho detto a Betta: questi li ho scelti, questi testi, io voglio cantare questi testi, scrivimi una storia intorno a questi testi. Avevo scelto, io li ho scelti, poi è stata difficile la scelta, però insomma abbiamo scelto, ho scelto prima i testi, quindi ho fatto prima la drammaturgia musicale, poi ci abbiamo... E quindi mentre ti ascoltavo mi veniva anche fatto di pensare come, per esempio, le canzoni che invece sono più attuali, di moda adesso, così, cioè hanno completamente un altro registro, cioè il testo è difficile da recepire, e passa in secondo piano, è spezzettato, anche perché adesso si va molto su questa cosa, cioè della musica, dell'inglese, che è una lingua, no, monosillabica praticamente, e quindi l'italiano invece che ha sillabe lunghe, esatto, vengono le parole vengono spezzettate, vengono sillabate e c'è questo, prima di entrare in comunicazione con un testo devi ascoltare, sì, la canzone diverse volte. No, ma le canzoni romane vecchie,
cos'è che è vecchio? Cioè, io questo che non ho ancora capito. Certo. Se ci mettiamo ancora le giacche con le spalline anni 80, no? Ma perché non possiamo cantare i brani in romanesco senza definirle vecchie? Ma magari possiamo dire che hanno una storia. Bravo. Cioè, basta, no? Cioè, hanno una storia e io non mi stanco, cioè, ho 40 anni, 42, quasi, e, però canto questi brani da quando ne avevo 25, quindi vecchia chi? Bene, io vi sollecito ancora. Io sono rimasta molto colpita. Il microfono. No, ma penso che si sente. No, meglio se vai, almeno. È per via della diretta. Però si sta spogliando. Dopo sono ingombrante. Io gioco, scherzo. Allora, complimenti, sono rimasta molto colpita non solo dalle qualità canore, ma da questo personaggio così tormentato. Allora mi domando, sono io che non ricordo bene che Gabriella Ferri fosse una donna veramente così irrisolta, o forse all'epoca anche i media non hanno tanto diciamo messo in evidenza questo aspetto, oppure ecco, che studio ha fatto lei sul personaggio? E poi volevo anche sapere, mi scusi, che rapporto i familiari sono di lei? C'è un figlio, per esempio, io non lo sapevo, non me lo ricordavo. Sì. E quindi non so se in questa sua ricerca, perché sicuramente avrà fatto un percorso, immagino, anche complesso e altrettanto tormentato, i rapporti con i familiari, perché immagino per allora, costruire la storia. Abbiamo un varco in questo. No, allora, intanto sì, ho fatto una super ricerca di Gabriella Ferri, sono emerse tantissime cose, tanti sanno della sua vita tormentata, raccontano anche di questa Gabriella Ferri più grande che vagava per Campo dei Fiori, non proprio super lucida, no? Però sono racconti, io non l'ho mai vista, io chiaramente ricordo, era sicuramente un personaggio tormentato, ma come tutti i grandi personaggi che hanno lasciato un qualcosa di loro, avevano tutti lo erano. Io credo un po' che lo siamo un po' tutti quelli che scelgono un po' di fare l'artista, in qualche modo l'attore, qualsiasi cosa che sia in ambito teatrale o artistico, abbiano qualcosa di tormentato. Poi magari, sai, arrivare al successo anche, credo che sia veramente molto difficile, quando ci arriverò vi farò sapere, credo sia veramente molto difficile il business che c'è dietro. La famiglia, sì. Ho avuto la fortuna di conoscere il figlio in una serata dove io penso ho cantato sempre, non sapevo dove ci fosse, e mi ha fatto i complimenti. Quindi sono stati invitati allo spettacolo, chiaramente io sono, questo non ho paura a dirlo, sono una sconosciuta, quindi essendo una sconosciuta, sai, non gliene frega assolutamente niente di venire a vedere lo spettacolo, spero un giorno riusciranno a vederlo, perché in realtà credo di omaggiare questa donna in modo veramente forte, senza veramente peccare in nessun modo, perché era un'anima sì tormentata, ma era un'anima estremamente fragile e che ha amato tantissimo il figlio. Questo dagli studi che chiaramente io ho fatto. E una donna anche estremamente forte che poi arriva alle sue grandissime debolezze, però un personaggio incredibile. Sì. Sì. Hai dato molto spessore. Ecco, questo era l'intento, di raccontare quello che poi in realtà lei ha lasciato a Roma, poi adesso tutti sono felicissimi perché c'è una piazza, finalmente hanno dato una piazza alla fine della Laurentina, direi piazza Testaccio, visto che lei è nata lì, chiamiamola Testaccio Gabriella Ferri, perché no? Però sai, i nomi delle donne nelle piazze e nelle vie o periferiche oppure no,
E anche quantitativamente. E in questo perfettismo. Certo, anche quantitativamente, adesso non mi ricordo la percentuale, ma è bassissima. Poi non perché io parli male della periferia, c'è una Civitavecchia, quindi figuriamo, è proprio una provinciale portuale. Quindi, però dico, perché proprio, perché non diamo una piazza certo. all'unica voce femminile? Allora, viene da Laurentina però. Perché così possono dire che gliel'hanno data, ma poi dopo di fatto che poi perché non gliel'hanno data. Sono quelle che si costruiscono sì. dopo. De... Sì, alla fine. Sì. Anche Alberto Sordi, c'è un po' di attori che stanno fuori sulla mentale, diciamo, zone nuove. No, diciamo, cioè, sono d'accordo con te che per lei, cioè Piazza del Saccio, io ma sì, però ho saputo da... una persona che lavora nel comune, insomma che si occupa delle cose del comune, che non è così semplice, no, non è cioè, certo. nel senso che se tu cioè, cambi il nome alla piazza o alla via, tutti quelli che ci abitano devono cambiare documenti. No, no, questo è un disastro, no? Figuriamo, io ho ancora carta d'identità, a Roma la carta d'identità elettronica. Quindi, tutti quanti dovrebbero cambiare l'indirizzo nel documento. Allora, questo è un freno, e quindi anche per questo quello che dicevo. Aspetto la prossima piazza a un uomo, sia centrale. Esatto, vediamo però forse quelli appunto scomparsi recentemente così e poi gli toccano le strade nuove che sono comunque quello di a Piazza del Sapore, una statua. Però insomma, sì, ecco, una statua, sì, una aiuola, cioè, esatto. Grazie. Grazie a te. Bene, c'è qualcun altro che vuole fare un intervento? È molto giovane, Gabriella. Sì, aveva 60. 61, 62. Ah, questa pensa che io ne avevo già sentito parlare. Un giorno ero giovanissima, avevo tipo una ventina d'anni quando lei è morta. E insieme a una mia amica andiamo a Roma perché ancora vivevo a Civitavecchia. E dai, c'è Renato Zero, ma non abbiamo i biglietti, ma che ci importa? Ci prendiamo un panino fuori al Palo Automatica, e no, fuori allo Stadio Olimpico, era estate, e ce lo andiamo e ce lo sentiamo da fuori. Arriviamo là, c'era una delle guardie, ma che volete entrare? E certo, e siamo entrati a vedere il concerto di Renato Zero. L'unica fortuna che ho avuto, diciamo. E in quel concerto lui ha fatto questo tributo a lei, ma ce l'avete pure voi? Siete sorcine, no? Ha fatto questo tributo e ho detto, ma chi è questa bionda meravigliosa cantando Credo Sempre? E da lì mi sono informata, avevo 22 anni, perché loro erano molto amici, infatti sì, nel libro di Pino Strabioli c'è proprio un intro scritto da Renato Zero, erano molto amici. Come sentito il libro? Sempre, bellissimo, è un bellissimo libro. Anche quello, ora siamo ripresi, vero? Sì. Quel libro, l'ordino, ero giovanissima, che io vivevo ancora a Civitavecchia, ordino questo libro, costava... credo 27 euro, non mi ricordo, lo ordino e all'epoca non è che c'era Amazon, quindi lo dovevo pagare alla consegna, mi citofonano e prego arrivederci, ma non l'ho pagato e l'ho visto un po' come non come una cosa di tirchiaggine, ma una cosa, un segno. Io devo fare qualcosa su Gabriella. Ho risparmiato 27 euro, sono Sappino Strabioli. Però no, insomma è stato, anche lì è stato, mi è sembrato come un segno, bellissimo, sì. Molto bella questa cosa, sì, io trovo che sia all'inizio come ero veramente giovane e ancora dovevo iniziare, cioè ancora non sapevo, perché poi in realtà questo testo c'è da anni, sono io che non avevo il coraggio, cioè non ho avuto il coraggio per veramente tanti anni, anche perché mettere su uno spettacolo da sola non è facile, cioè da sola con le persone che hai vicino, con cui vuoi creare, Gabri ti va, insomma, è stato faticoso. È faticoso anche, diciamo, anche economicamente, inizialmente. Quindi impegnativo, i teli, tutti quei teli meravigliosi che avete visto. A casa mia, tutti sdraiati io così a scrivere. Quindi, insomma, faticoso. Però bello, sono felice.
È molto bella anche l'installazione, l'ho apprezzata molto, anche le luci ovviamente. E poi vedi, io penso che bisogna sempre, che l'idea è fondamentale, ma rubare dai più grandi sia fondamentale. Se uno, io per esempio vado spesso a teatro, non ti dico tutti i giorni ma quasi, e questa cosa di questi temi me l'ha fatta venire in mente Bob Wilson, che comunque non è proprio l'ultimo arrivato, e quindi ho detto, quello spettacolo di Bob Wilson che ho visto, ma che bella idea, era totalmente diverso, eh? Poi dico, ma che bello, vedi dei teli, perché poi questi teli possono ricordare o i palazzoni delle periferie, o semplicemente possono raccontare tante cose, no? O semplicemente questa altitudine, perché lei non si sentiva mai abbastanza, no? E quindi abbiamo trovato questo tipo di metafora, quindi non mi vergogno a dire, quell'idea me l'ha data Bob Wilson, non è che ho detto tizio, quindi... Io vorrei sottolineare da queste parole come sia importante andare a teatro, sì. ci sono persone, tante, io cioè, mi ricordo anche tanti miei colleghi di scuola di teatro, così, io andavo sempre a teatro. Certo, non ci andavano mai. Io ho passato la mia facevano dei corsi di recitazione e poi non andavano mai al teatro. Non è possibile. No, ma bisogna andare a vedere tutto. Cioè, anche quello che dici, almeno puoi dire, mamma mia, quello no proprio. Ci sta, E di cose brutte ne facciamo tantissime. Noi. Io come attrice ho fatto anche degli spettacoli brutti. Abbiamo fatto un salto di qualità. Io a questo punto mi sento veramente con piacere di rivolgermi a Elio Parrini. Vieni qua, è tutto caldo per te. No, ma io se apro bocca dico scemenze, io devo suonare la chitarra, sto zitto, è meglio. No, tu suoni la chitarra benissimo e cioè. Ed è molto bello questo, perché anche io appena hai cominciato a suonare, no, subito la musica vera dal vivo. Io lo chiamo il mio menestrello. Ci sono a volte degli spettacoli, magari ci sono anche delle cantanti o dei cantanti, però con la base registrata. Cioè, è musicarello, però è così. Non è con la base registrata, è con la base registrata. Vabbè, però è musicarello, però Lustrascarpe è dal vivo. No, Lustrascarpe è dal vivo. Cioè, allora, quando senti che sia una chitarra o un pianoforte, cioè già proprio le prime note, già è un rapimento per me, ecco. E quindi, insomma, questo è successo anche stasera. Questa cosa effettivamente fa la differenza rispetto ad una base musicale, anche perché noi suonando da tanti anni assieme, abbiamo creato una sintonia tra la chitarra e la voce, quindi tra una cosa che segue l'altra reciprocamente, e quindi lei non è per esempio legata ad una base che deve seguire per forza. Se lei fa un respiro in più, io mi fermo senza neanche pensarci e andiamo assieme senza dircelo. Quindi quando sicuramente sbaglia. Voi non ve ne accorgete perché lei copre. Cioè. Quindi effettivamente il fatto di avere anche una musica dal vivo che è diciamo, sposata con il resto, sicuramente da fuori fare un buon effetto. È un altro paio di maniche, perché è chiaro, quando facciamo degli spettacoli teatrali in generale, uno di solito ha la musica registrata, però quando uno ci canta sopra, sulla base, è più faticoso per chi canta anche, no? E anche un po' per lo spettatore, invece c'è proprio il suono, il tocco. Il suono dal vivo dà un'energia diversa, cioè l'estremo è come quando si ascolta una canzone in radio a casa, oppure la musica dal vivo, il concerto. E anche è un'energia diversa che arriva al palco assieme alla recitazione, anche il suono dà un'energia differente. E anche chi canta viene spalleggiato dal musicista dal vivo. Io sto lì. Mentre a volte con la musica registrata ci deve quasi lottare. Devi seguirla forzatamente, esatto. Invece in questo caso... Beh, questo è proprio uno sposalizio. Sì. Esatto. Pensa che non siamo sposati. No, ma lungi proprio mai, non con te in generale. No, stavo facendo un errore, devi parlare, anche perché abbiamo scoperto che hai una bella voce, quindi è un piacere ascoltarti.
vero. No, stavo facendo un errore, stavo mettendo la fisarmonica all'inizio, sotto un suggerimento assolutamente errato, e poi per fortuna, cioè stava una fortuna, ho detto Gabri, mi vieni a salvare. Ma chi capito dove sono? Non dico, ah, non faccio la fisarmonica, come no, capito? Non sì, faccio no, e per fortuna, guarda, ti giuro, a 4 giorni dal debutto, che è stato allo spazio, dove ancora voi non c'eravate, no? Quindi non l'avevate ancora visto, eccetera, ho chiamato Gabriele e ho detto, Gabri, tu mi devi salvare la vita, vieni a fare lo spettacolo, i pezzi sono questi, facciamo una prova, e mi ha salvato, e la chitarra è tutta un'altra cosa. La fisarmonica mi avrebbe, non, mi avrebbe dato la stessa cosa. Avevi pensato alla fisarmonica per via del padre? Di... No, in realtà solo perché uno che all'epoca era un mio produttore, no, questo era un musicista incredibile. No, diciamo, però, come tipo di strumento. Perché... L'avevo un po' pensato per quello e poi perché in realtà uno che era un produttore che all'epoca mi stava producendo delle cose musicali ha detto no, assolutamente la fisarmonica. Poi ho pensato questo, l'idea non capisco. Sì, voi andate via, avvertite gli amici per domani pomeriggio, insomma, che ti dico, spettacolo. Buona cena! Lo spettacolo è meraviglioso, andate a vederlo e di questi tornano più. Domani alle? Sì, 18. 18, è fondamentale. Buonanotte. Ciao. Arrivo. E quindi, vabbè, per fortuna la chitarra era proprio lo strumento perfetto. Anche perché lei poi suonava quello. Ho iniziato a studiare chitarra anch'io. Alla veneranda età di 41. Sì, questo è appunto che lei suonasse, per esempio, io non avevo mai capito, non so, forse all'epoca non si sottolineavano queste cose, cioè appunto che lei poi scrivesse anche le canzoni. Quindi, oggi si direbbe una cantautrice, no? Invece sì. Noi l'abbiamo sempre conosciuta soltanto come interprete. Come interprete, poi non è poco, no. Però insomma. Però in realtà la chitarra, c'è uno stornello dell'estate bellissimo con Mia Martini, guardatelo su internet, è bellissimo. Sì, era una bellissima accoppiata. Su YouTube. Su YouTube, sì. Bene, io non so se ci sono altri interventi, se Gabriele vuole dirci una sua... Volevo dire che dobbiamo andare a cena. Purtroppo anche gli attori mangiano e quindi certamente a un certo punto della serata viene sempre fuori questa necessità. No, e anche, ma voglio ringraziare e anche se... i ristoratori chiudono. Esatto, certo. No, voglio ringraziare Alessio Pascale, che è stato il nostro tecnico, ma è un pezzetto di cuore, che ci ha seguito ci segue da 4 anni, quindi grazie a lui ha fatto tutto l'allestimento. Bene, allora ringraziamo anche Renato Baratucci. Ah, solo il vostro Renato, sì, esatto, che da ieri, esatto. E esatto. La collaborazione. Sì, sì, assolutamente, una bellissima collaborazione. Bene, allora se non ci sono, se c'è qualcosa... Edgardo, vuole dire qualcosa? No. Io volevo chiedere il bis. Domani alle 18. Domani alle 18, ripagando il biglietto, grazie. Fatevi la riduzione. No, no, se qualcuno vuole tornare è il nostro ospite. Se qualcuno vuole tornare è e domani urlavano bis, bis, domani bis, il barcarolo, faremo il barcarolo. Allora, le chiappe chiare, che è tutti al mare, in realtà, ciao, in realtà è 7 par di scarpe attaccate a tutti al mare, è un unico pezzo, nessuno sa che tutti al mare ha in realtà un inizio, che è proprio quello che avete sentito. 7 par di scarpe tutti al volo. Va bene. Grazie a tutti. Grazie.